Amici sportivi, ben ritrovati, nuovo appuntamento in zona mista, Salernitana, quel che rimane della Salernitana, sconfitta nel derby del San Paolo, partita che probabilmente è stata anche pesantemente condizionata da alcune decisioni arbitrali, probabilmente, insomma, considerando anche la differenza di valori tecnici in campo, la Salernitana avrebbe comunque, chissà, perso. Al San Paolo, certo che è una sconfitta caratterizzata da qualche decisione arbitrale alquanto dubbia, ha lasciato ulteriormente con l'amaro in bocca. Ma si sapeva che la partita di Napoli era una sorta di insomma, scoglio da superare a prescindere dal risultato finale, che il vero campionato della Salernitana di Iervolino e di Sabatini, chissà se di Colantuono, scatterà solo tra 2 settimane quando alla Rechi sarà di scena allo Spezia, una partita che già da oggi assume i connotati dell'ultima spiaggia. Ma ci arriveremo perché in questo momento l'argomento principale, quello che sta catalizzando le attenzioni della società e la tifoseria, è l'argomento mercato. Salernitana molto attiva, come non si registrava da diverso tempo, non soltanto in termini di quantità ma anche di qualità. Sul mercato alla disperata ricerca di una vera e propria impresa. Parleremo di questi argomenti con gli ospiti di questa sera, con Eugenio Marotta del Mattino. Ciao Eugenio, Buonasera. ben ritrovato, Grazie. grazie per aver accolto il nostro invito. Un saluto a Pino Palumbo, Buonasera a tutti. con il quale poi ragioneremo anche su, insomma, questo protocollo Covid che in qualche modo sta creando e sta facendo molto discutere. Salernitana che rispetto alla illibatezza della passata stagione quest'anno è andato incontro a una vera e propria caporetto in termini di contagi e di positività. Poi ne parleremo nella seconda parte, ma credo che in questo momento l'argomento principale sia rappresentato dal mercato. Allora, vediamo questo servizio per fare un po' il punto sulle operazioni, poi Giorgio Marotta ci racconterà le ultimissime sul mercato della Salernitana. La questione allenatore sarà oggetto di valutazioni approfondite in questi giorni di pausa, ma il mercato va avanti. Oggi è arrivato l'annuncio dell'ingaggio del portiere Luigi Sepe, prelevato dal Parma in prestito con riscatto obbligatorio in caso di salvezza. Si attende l'ok definitivo del Venezia per il terzino destro Pasquale Mazzocchi ed intanto a Roma Sabatini ha stretto i contatti per Federico Fazio, lasciando aperta la porta anche per il laterale Santon. Accelerata improvvisa anche per Armando Izzo, difensore in uscita dal Torino. In mediana si attende l'arrivo in Italia del vichingo Boinen, mentre l'edizione online del Mattino riporta la notizia di una trattativa praticamente definita per il brasiliano Ederson, classe 99, ultima esperienza al Fortaleza, ma di proprietà del Corinthians, il club che ha tentato invano l'assalto a Diego Costa. Per l'attacco c'è l'intrigo in Samé, il centravanti dello Young Boys ha smentito le voci circa un suo addio al club svizzero, ma su di lui ci sarebbe stato l'inserimento del Genoa, disposto a sborsare subito 5 milioni per il suo cartellino. La Salernitana propenderebbe per la formula del prestito con riscatto condizionato alla salvezza. Per Verdi del Torino si prova l'affondo decisivo in questi giorni di stop del campionato. Sabatini valuta anche Falco della Stella Rossa e dovrà decidere se confermare Bonazzoli. Simi andrà al Parma, ha preso Sepe, dovrebbe partire Belek che piace alla Spal. Il Frosinone segue con pezzi di tacchio, Ciociari attenti anche su Djuric. Da oggi si apre l'ultima settimana lunga di mercato, 8 giorni per ricostruire la Salernitana e darle l'identità giusta per poter ritornare quantomeno a sperare nella salvezza. Allora, facciamo il punto su quello che è stato fatto e su quello che si sta per completare. Intanto c'è l'ufficialità di Sepe, c'è l'ufficialità di Mazzocchi, sono i primi due tasselli in un mosaico che, come ha più volte sottolineato Sabatini, sarà particolarmente ricco, Eugenio. Ma intanto ancora buonasera, è sempre un piacere tornare, sentirsi a casa. Su Mazzocchi però non c'è ancora l'ufficialità, Sì, Marcello. Cioè, se vogliamo parlare proprio di lo ufficialità, considero sarà perché ufficializzato domani. il giocatore ha già ufficializzato con L'ho foto. ufficializzato il giocatore, l'ho ufficializzato Sabatini in Sì. questo forum che abbiamo fatto a Napoli, addirittura dicendo di questa foto che lo ha folgorato, dice, che
insomma è un giocatore su cui lo prende tre volte proprio per la carica e per lo spirito battagliero. Ha parlato chiaro, ha parlato di una squadra che deve essere pronta a fare la guerra, quindi. Un instant team, è inevitabile, i numeri parlano chiaro, la Salernitana deve gioco forza il campionato, la probabilità di salvezza di quell'impresa disperata e di quella missione impossibile comincia e finisce nel giro di un anno, nelle prossime due sì, tre partite. Io credo che le prossime partite, nella speranza che poi vengano poi calendarizzate anche le partite contro Udinese e Venezia, che mancano all'appello e sono di fondamentale importanza. E ci auguriamo che possano essere di fondamentale importanza, ecco. Perché nella migliore delle ipotesi, Marcello, la calendarizzazione di queste partite avverrà, credo, non prima di aprile. Allora, mi stavi dicendo, quindi al netto di ricorsi, contro ricorsi, so che più tardi arriverà un'ulteriore notizia di mercato, insomma, la potremo fornire, speriamo, per prima della sigla finale, però per il momento dicevamo Sepe, Mazzocchi, di fatto qual è al netto di questo ultimo colpo che potrebbe arrivare intorno alle 21:50, quale potrebbe essere il prossimo colpo di mercato della Salernitana? La pista estera? Sì, sicuramente c'è più di una pista estera salernitana che io definisco ormai da tempo poliglotta e su cui Sabatini e il suo entourage sta lavorando da tempo. Sono più piste estere, Marcello, ma soprattutto ci sono delle valutazioni molto molto delicate e sottili di ampio respiro che poi possono propendere verso uno o l'altro, perché insomma chiaro che l'imprinting, l'impronta la darà Sabatini con i giocatori pronto uso, per esempio, però dipenderà anche molto dall'atteggiamento tattico. È chiaro che la Salernitana da oggi in poi giocherà a 4, però bisogna capire, ne parlavamo fuori onda giustamente, l'ottimo Pino dice ok a 4, però poi davanti no, ma poi è 4-2-3-1, è 4-4-2, che cambia molto. Stiamo tenendo un po' così da parte il discorso allenatore, ma credo che questo sarà un discorso che Sabatini con Iervolino, Pino, insomma, affronterà nelle prossime ore, perché è questo, credo, il momento della decisione. Cioè, se si decide di dare fiducia a Colantuono, si andrà avanti con Colantuono, anche perché ora ci sono due settimane che permetteranno alla sanità di preparare la partita, arriveranno i rinforzi. Allora, o Colantuono resta e viene data a Colantuono la fiducia necessaria, oppure non si deve cambiare, ma subito, nelle prossime 48 ore, che penso. Eh sì, fin qua siamo d'accordo. Però facciamo la certo. Poi dopo ascolto te. No, io penso che oltre il giovedì non si possa andare, perché poi bisogna preparare la partita, perché hai voglia, qua non giochiamo con le figurine di panino con Subuto, hai voglia di prendere nomi, poi devi schierare in campo una squadra certo, che sia funzionale, coesa e coordinata, soprattutto contro una squadra che fa del gioco di squadra la sua squadra forza, molto, e lo Spezia in questo momento certo, anche in grande condizione atletica, e sì, e certamente avrà un gioco di squadra superiore al nostro, perché in 10 giorni è impossibile fare quello che Thiago Motta, così bravo, ha fatto per sette messo mesi. Costantemente in discussione, e questa è veramente la stranezza del calcio, perché lo Spezia ha sempre giocato bene, anche quando ha perso, anche quando ci batté all'andata, ci batté in virtù di un secondo tempo giocato sicuramente molto meglio rispetto a noi, pur avendo un organico di non, almeno in partenza sulla carta, di non eccelsa qualità. Tu propenderesti per il cambio? Io penso sempre, allora, io nel mondo del calcio sono stati molti anni, penso sempre che è difficile giudicare da fuori, se non impossibile, perché devi giudicare da dentro, soprattutto con Colantuono, se hai in mano lo spogliatoio, con i giocatori che tu intendi far rimanere, in che rapporti sta, parlandogli sia le idee chiare, se riesci a spiegare in maniera congrua tutti gli incidenti muscolari che ha avuto la squadra, perché questa è stata un'altra grande penalizzazione che ha avuto la Salernitana. Allora, è chiaro, io presidente, la prima cosa che gli vado a dire, un momento, 8 infortuni muscolari, anche di più forse, alcune recidive clamorose, qual è la, è avvenute con lui poi, certo. Il problema dov'è? Allora, bisogna anche vedere lui come risponde, che atteggiamenti ha in questo senso. Secondo me Eugenio, Colantuono sarà sulla panchina salernitana contro lo Spezia, in quella che possiamo definire da oggi come la madre di tutte le partite? Ci sono forti probabilità che resti sulla panchina, però io non sono d'accordo, sono stato maleducato, volevo interrompere
Non sono d'accordo sul fatto che sia sì, ok, allora si va avanti con Colantuono. Chiaro che se dovesse essere sulla panchina... però la partita contro lo Spezia... È vitale, però nella malaugurata ipotesi poi Colantuono salta. Non è che è perché hai perso con lo Spezia, allora si va avanti per inerzia a quel punto. Sono più d'accordo con Pino, però, che insomma è una cosa. Io so che delle valutazioni sono in corso. Però so anche che insomma Colantuono in questo momento è stato detto ci vediamo mercoledì. Ecco, però io questa è una domanda che ho rivolto anche a Sabatini in conferenza stampa. Sabatini, insomma, è stato molto abile a glissare la risposta. Però se in questo momento non c'è certezza sulla permanenza di Colantuono, la squadra, i giocatori, i calciatori si acquistano, si ingaggiano per che tipologia di allenatore? Cioè, perché si decide... Io non sono d'accordo su questo. È stato chiarissimo Sabatini in tutte le interviste che ha fatto, cioè, che il modo di allenare solo allenare. Ma del resto ti giro anche un'altra domanda: quanti allenatori in Italia sono in grado di determinare la campagna di essere per la società? Secondo me quest'anno sono un allenatore gioca a 4, un allenatore gioca a 4, un allenatore gioca a 3. Nel momento in cui tu devi andare a operare delle scelte sul mercato, devi tener conto delle caratteristiche, almeno queste. Sì, siamo d'accordo fino a un certo punto, perché a me non piacciono gli allenatori che giocano solo in un modo. Sono molto limitati, perché poi quando riescono, non hanno il gruppo che è adatto a loro. Facciamo un esempio della Lazio: addirittura regredisce nonostante abbia una squadra forse più forte di quella dell'anno precedente. È chiaro che tu ti devi adattare, devi essere bravo, probabilmente almeno avere un paio di moduli. Se non ti piace fare il 4-3-3 vai bene sul 5-3-2, però non puoi avere un allenatore che si fissa solo su uno schema. È evidente che Colantuono dovrà adattarsi a quelle che sono le idee del direttore. Ma io credo che gli integralisti oggi esiste, veramente si continua sulla punta delle dita di una mano. Sono pochi e vanno male. Sono pochi e vanno male, sì. Colantuono nella sua pluriennale carriera ha fatto 10 moduli. Castori, che è stato sostituito da Colantuono, nella sua trentennale carriera ne ha fatti 25. Cioè, oggi un allenatore... detto bene Pino, faccio fatica a immaginare un allenatore che incide e tanto sull'atteggiamento tattico. Poi con una vecchia volpe come Sabatini, che è stato lapalissiano, cioè lui fa la squadra e poi l'allenatore l'allena. Ah, da questo punto di vista quindi, ecco, poi il dettaglio, il 4-2-3-1 piuttosto che il 4-3-1-2 può essere di marca dell'allenatore l'idea, ma il marchio di fabbrica, caso strano, sebbene ieri al Maradona probabilmente ci convocavano, se non era per sopraggiunti limiti di anagrafe potevano convocare anche noi, non a caso subito si è cambiato, si è giocato a 4. Si è giocato con il 4-5-1 inizialmente, insomma, vabbè, quella di ieri non è stata una cosa. Ha fatto male, è soltanto fatto male, poi c'era farsa. Un po' meglio quando è passato a 5, sinceramente. Perché questa squadra è stata costruita per giocare così, ma la prossima sarà costruita nei prossimi giorni, esatto. Non puoi dire come verrà. Verrà con la difesa a 4, su questo è fuori discorso. Vabbè, il problema è come schieri quel centrocampo, se lo schieri a 3 o ma dipende dal centrocampo e soprattutto dagli esterni, perché noi stiamo battendo perché sono le informazioni arrivano sui giocatori che in questo momento rappresentano la rinforzi della difesa più bucata della storia della Salernitana e soprattutto i playmaker, i centrocampisti, qualche mezzala si sta trattando, ma sugli esterni in questo momento non è filtrato ancora. Esterno basso e Mazzocchi, basso. Punto. Dall'altra parte credo tra Ranieri, Jarosinski, Ruggeri sta abbastanza bene. Io credo che soprattutto con Ranieri, una delle poche note liete di questo avvio di stagione, insomma, la Sedana stia messa veramente bene rispetto al tipo di campionato. Considerando anche che Ruggeri è stato molto sfortunato, perché sarebbe stata una bella lotta sulla corsia di sinistra. Assolutamente sì. Tra poco dovremo avere il primo collegamento in diretta, lo abbiamo, ecco. Lo salutiamo, lo vediamo con piacere. Ciao Peppe Cannella, direttore Siena. Ciao direttore. Buonasera, direttore. Grandissimo direttore. Allora, vedi, insomma, sei tra vecchi conoscenti,
È vero. Adesso il mio direttore, se più tempo con lui, se le più, se il direttore con cui sono sarebbe più anni. Quindi, vedi. Peppe, ma sei a Siena oppure oggi ti sei concesso un ritorno a casa? Sono a casa perché ho dovuto prendere un po' di abbigliamento perché la fa freddo. Vabbè, però non sei capitato male a Siena, dai, dal punto di vista insomma della qualità della città, insomma, sei meravigliosa. Ma ragazzi, ma io sono uno dei pochi che fa il mio lavoro al sud, che ho fatto belle piazze, Verona, Treviso, Cagliari, al nord Modena, Cagliari, Modena direttore, Modena, Bologna, io ricordo io le piazze, Venezia, Spezia. Ecco, poi parleremo dello Spezia, direttore. Intanto come stai insomma valutando, insomma, dal tuo osservatorio i primi passi della nuova proprietà, del nuovo management? Beh, che dire, la proprietà, per come si è manifestata, per come è stata accolta, per come si è presentata, ci sono tutte le garanzie per un futuro luminoso, sportivamente parlando, della Salernitana. Già la scelta di un operatore esperto, illustre come Walter, che io annovero tra gli amici nella conoscenza profonda dei calciatori, che vogliamo dire, anche se al buon Walter ultimamente gli faccio i complimenti perché può scrivere un grande libro per tutte le frasi che cita e la grande cultura che sta sfoggiando. Ma al di là della cultura personale, la competenza dell'operatore, cioè, è un sinonimo di garanzia per la Salernitana? Ma no, per il mondo del calcio in generale, perché ha avuto Walter la fortuna di essere un ottimo calciatore, quindi è stato sempre nell'ambiente. Lui ha iniziato come me un po' prima, quando il calcio era calcio vero in Italia, c'era grande competizione anche in B. Mi ricordo le grandi sfide che abbiamo fatto col suo Perugia e con la nostra Salernitana, il dottore si ricorderà. Poi ha sempre avuto la bravura e la fortuna che è stato chiamato da grandi club. Quando lui dice non sono mai retrocesso, sarebbe stato distruttivo retrocedere con la Lazio, con la Roma, con l'Inter, insomma, penso che anche io lì sarei riuscito a salvarmi. Questa è una battuta e lui me lo può consentire. Ecco, è un profondo conoscitore di calcio, ragazzi, viene dalla vecchia scuola dove io mi annovero tra quei pochi che quando andiamo a vedere un giocatore ci fidiamo ancora del vis tu vis, no? E poi lui riesce sempre a riconoscere il prodotto, quindi okay. Che volete che vi dica? Allora, da questo punto di vista siamo in buone mani. Eugenio. Ciao direttore, dicevi. Ciao Eugenio. Le dichiarazioni di Sabatini, che dimostra di essere uno scafato, una vecchia volpe nel mondo del calcio, e anche ieri sulle telecamere nazionali, insomma, si è fatto sentire, ha fatto sentire e ha detto, insomma, non fate della Salernitana carne da macello. Ma a letto di una partita come quella col Napoli, che era già segnata, sebbene le partite poi si giochino sempre, ti aspettavi o sarebbe stato opportuno magari piazzare già qualche colpo, quantomeno per far andare in rodaggio i giocatori e quella rivoluzione di gennaio che il gioco forza ci deve essere, per poi giocarti il tutto per tutto nelle prossime due partite? E soprattutto che tipo di rivoluzione ti aspetti, perché è delicatissima la posizione di Sabatini in questo momento, nel senso che un dirigente attento
in una situazione, brutto dirlo, ma quasi disperata come quella in cui versa in questo momento la Salernitana, deve tenere un occhio al tentativo, alla Mission Impossible, e l'altro anche a non depauperare, a non sperperare, a non gettare, perché in questo momento si potrebbero gettare fior di quattrini senza ottenere il risultato. Anzi, appesantendo poi l'ingaggio, cioè il monte ingaggi con carichi da 90. Allora, per quanto riguarda la programmazione, credo che nel momento in cui lui è stato coinvolto in questa impresa con la compagine salernitana, è chiaro che si fa vedere quello che è il calendario. Poi nell'aria c'era qualche rinvio data la situazione della Salernitana, è chiaro che questo ha programmato un mercato sulla sosta. Certo. Questa è un'ipotesi di programma che chiunque avrebbe fatto. Per quanto riguarda gli investimenti, è chiaro che il mercato di gennaio è quello più difficile, perché devi andare per qualità, andare a prendere giocatori che club di A, italiani ed esteri, non utilizzano. Certo. Per cui tu hai più facilità di dire: vieni a fare 6 mesi con me, lo sto facendo io a Siena, figuriamoci se poi fai bene e rimaniamo in posizioni importanti, riusciamo a salvarsi, parliamo di contratti che possono proseguire. Per quanto riguarda gli investimenti fatti, sia Sepe che il ragazzo del Venezia Mazzocchi, sono in prospettiva. Mazzocchi, che è un buon giocatore, ha fatto buoni campionati in B sia a Perugia che a Venezia. Potete immaginare che è un investimento futuro per qualsiasi categoria possa accadere alla Salernitana. È chiaro che noi ci auguriamo che il miracolo possa avvenire laddove noi nel 98 non ci siamo riusciti, nel 99. Qualora Mazzocchi è un giocatore affidabile per qualsiasi categoria che la Salernitana debba affrontare con velleità. Sepe è uguale. Poi dopo bisogna cercare di smaltire una rosa abbastanza corposa, perché ci sono le liste, perché dovete sapere che comunque per non incidere sui bilanci di una società devi anche smaltire. E questo è un po' difficile, perché devi convincere i giocatori che comunque sono in A, hanno vinto un campionato, chi è arrivato dall'estero fa fatica poi a trovare sistemazione. Ecco, non è facile, però. Come, sì, sempre, come sempre è molto più facile ingaggiare che poi cedere, e su questo doppio binario dovrà gioco forza. Però oggi i direttori come Walter hanno collaboratori validi, io non so chi sono, però comunque sondano il mercato dei procuratori, che oggi è diventato un tassello importante. Preminente. Spostano anche in uscita, insomma è tutta una questione economica. Sì. Fino a un po' per te. Il luminoso presidente, non finivo un concetto. Dimmi, scusa. Il bravo e luminoso e colto presidente della Salernitana deve sapere che nel calcio si sentono dolori, che i soldi vanno via come se niente fosse. Questo lo capirà, sperando che poi il sacrificio venga ripagato, ecco, dalla passione, dalla, e soprattutto dai risultati. Bisogna stare attenti, perché un vecchio detto diceva: dal mare vengono e dal mare vanno. Il saggio Carnelli, ti stiamo scoprendo anche saggio, no, si vede che hai messo qualche anno. Lo fa Sabatini, siete tutti entusiasti. No, io sono diventato saggio. A me addirittura insomma, io accolgo con piacere le massime, perché sono sinonimo di conoscenza. Peppe, grazie. Direttore, ascolta, tu arrivassi a Salerno, ritornassi anzi a Salerno in una situazione molto simile. Io mi ricordo che avevamo 13 punti, eravamo penultimi, e facemmo un grande girone di ritorno. Secondo te, due domande devo fare, ci sono le stesse premesse? Poi un'altra domanda che ti voglio fare, perché so che tu sei bravissimo nell'identificare i giocatori, anche come ruoli, eccetera. Verdi, che è molto chiacchierato, un suo passaggio alla Salernitana, qual è il suo ruolo, secondo te, dove può rendere meglio in campo? Allora, sulla prima domanda, quando devi rincorrere, devi stabilire
che in uno spogliatoio il conduttore, il cosiddetto allenatore, uno di personalità, come deve trasferire concetti di serenità, perché l'ansia ammazza il 50% delle forze. Quindi la dialettica e trovare la chiave giusta è importante. Per quanto riguarda i rinforzi, devi fare una rincorsa notevole, quindi hai bisogno di energie. Dico un'altra massima, caro Marcello: a ogni giorno di inattività agonistica corrispondono 3 di recupero. Questa è una certezza che mi hanno trasferito i grandi personaggi del calcio, ex giocatori, allenatori di lunga carriera. Per meglio esprimermi, la partita ti dà una condizione che l'allenamento non ti dà. Quando tu non giochi una partita ufficiale, perché ogni partita è diversa da un'altra, fai fatica a prendere la condizione. Per cui, certo, se il 70% dei giocatori che arriveranno non giocano da 6 mesi, devi mettere in preventivo che non hai una durata, certo, sotto l'aspetto fisico. Sono assolutamente d'accordo con te. Ma questa è l'esperienza che ce lo dice, certo, è sempre stata così. Per quanto riguarda Verdi, è un giocatore che appena 3 anni fa fu pagato una cifra incredibile dal Napoli, perché il buon Sarri riteneva che potesse essere il vice Mertens, perché Sarri è un grandissimo allenatore, ma ogni tanto vuole trasformare i ruoli, no? Fu un flop, ma non per le qualità del giocatore. Questo giocatore era una stella per il calcio italiano, però purtroppo una considerazione che vi faccio è che lui ha avuto sempre fratture da stress. Il dottore vi può spiegare poi perché accadono queste situazioni e perché poi un giocatore è limitato nella sua carriera. Ah, hai risposto. E questo è quanto. Hai risposto. L'ultima domanda, Peppe, perché tu hai fatto, non so se poi Eugenio ha ancora sempre una domanda. Oh, perfetto, allora le ultime due. Hai fatto un chiaro, preciso riferimento al nocchiero, al timoniere, all'allenatore, insomma, dicendo che è fondamentale in questa fase, da parte del tecnico, capogruppo, trasferire serenità alla sua squadra. Tu credi che Colantuono in questo momento sia l'allenatore giusto per tentare questa mission? Probabilmente neanche dal punto di vista tecnico, ma insomma, in considerazione anche del fatto che è arrivato il momento particolare, probabilmente ha avuto problemi con il gruppo, visto i risultati che non sono arrivati. Ma è Colantuono l'uomo giusto sul quale scommettere, puntare per questo tentativo di rimonta? Io mi aspetto una risposta sincera, come sempre, fuori sempre. Da me. Io, guarda, il buon del mese che voi ricorderete, mi diceva: perché non devo essere sincero? Da colonnello mi passano a maggiore, da sergente a caporale. Ormai io ho un'età che, a parte che lo sono sempre stato, non ho niente da trasferire. No, lo so, però già così fa parte del tuo mondo, quindi solitamente si tende. Allora, in questi casi no, essere non è abbastanza... bello, perché ripeto, te l'ho detto, io all'età che ho decido io la mia, anche se non ho più bisogno di andare al Milan, alla Lazio, al Napoli, ormai il percorso è quello. Credo che bisogna fare delle considerazioni importanti che io stesso ho vissuto sulla mia pelle. Ai tempi, diciamo 10-15 anni fa, non c'erano tutti i social che ci sono adesso. Dove voglio arrivare? La comunicazione, le generazioni cambiavano ogni 5 anni, adesso cambiano ogni 6 mesi, e arrivo a Colantuono. Io, Colantuono e tanti altri siamo un po' legati a quelle che erano le nostre abitudini di gestire, lui come allenatore, io come direttore, dei calciatori che poi sono dei giovani che oggi cambiano negli atteggiamenti, nell'approccio all'attività che fanno, diversamente da come eravamo abituati noi. Allenatori come Colantuono, come Ventura, per citarne uno, non per accusare, per l'amor di Dio, vivono di calcio, conoscono il calcio, però i giovani sono cambiati, gestirli non è come una volta. Tant'è che il buon Colantuono, se non sbaglio, non allenava da 4 anni, quando è andato via da Salerno, e aveva intrapreso un altro tipo di, se non sbaglio, poi non nulla contro di lui.
però è un uomo che ha grandissime esperienze di campo. Non dobbiamo insegnare al curatore dell'Atalanta, al curatore del Catania, come si allena in Serie A. È cambiato il prodotto, è cambiato nella gestione. Ci sono i procuratori, faccio un esempio, io sono andato a Siena, i primi giorni ho dovuto spegnere il telefono perché mi chiamavano tantissimi ragazzi, a cui io rispondo sempre perché il sogno non bisogna mai toglierlo a nessuno, che mi chiedevano che ti serve, cosa vuoi, che ti, cioè non conoscono la storia, non conoscono niente. Oggi ci sono procuratori che sono arrivati al vertice del calcio italiano ma non conoscono neanche un destro da sinistro, per altri modi, perché magari sono più bravi ad approcciare i ragazzi, più bravi a gestirli sia economicamente che con le famiglie, voi mi capite, no? Certo. Quindi io vi do questa lettura, poi dopo che Sabatini sia il braccio destro, il coordinatore in questa avventura ci sta, perché poi lui è uno che gli piacciono le scommesse, però ripeto, se tu, è una mia opinione, riesci in questa avventura a prendere un allenatore che abbia più come dire, freschezza nel rapporto con le generazioni che ma non per un fatto tattico, no, ma è chiaro, il concetto è chiarissimo. Sei stato, cioè, io ho sentito che si parlava di De Rossi, no? Perché De Rossi ha smesso di giocare da poco, ha avuto una, ma dico per dire, non è che sia De Rossi. Perché esce il nome di De Rossi? Perché Walter è un conoscitore anche di queste situazioni, nonostante, certo, la nostra età, noi ci aggiorniamo. E oggi per comunicare con dei ragazzi che sono tutti diversi da quelli che gestivo io, che magari andavamo a vedere a casa, se uscivano, oggi non gli fai niente, ti chiama il procuratore. È diverso, ragazzi. È cambiato. Questa è una parte difficile che molto. Però hai risposto, devo dire con eleganza hai risposto. Non so se. Come sempre, è sempre molto chiaro, anche quando, grazie, si tratta di risposte. Ma non c'è bisogno di non dire quello che uno conosce, può comunicare. Sei stato bravo nell'edulcorarla la risposta. Risposta parlare difficile, che io non ho la cultura di Sabatini. A proposito di Sabatini, direttore, volevo chiederti. Ho chiesto a Sabatini proprio in questo forum, visto che condivido, a parte l'esperienza di Arezzo iniziale, forse una parte a Perugia, ha sempre avuto club da medio alta classifica, addirittura top club. Quanto, chiaro che tu sei stato ironico e istrionico nel discorso della salvezza, ci mancherebbe pure. Ho chiesto a Sabatini se era più difficile vincere un campionato o conquistare una salvezza, come nel caso della Salernitana, e lui con un grande onestà intellettuale mi ha detto: è più difficile vincere un campionato. Sei d'accordo? Dipende da che campionato parliamo. Se parliamo del campionato di Serie A, parliamo sempre di campionato. Mi riferisco, stiamo parlando della A in Italia. Io credo che siano difficili tutte e due le imprese. È chiaro che salvarsi è meno difficile di vincere, perché per salvarsi tu puoi mettere sotto numero di avversari, che siano 3, che siano 4, quindi il tuo obiettivo si limita a mettere sotto 3-4 squadre negli anni che poi è cambiato. Vincere invece devi mettere sotto minimo 10 squadre che hanno obiettivi 5 come te. Vincere è sempre più difficile, ma anche in interregionale, non so se rendo l'idea, io ho sempre detto che vincere è la cosa più difficile, perché è durissimo, ragazzi, ci sono tante situazioni da tenere sotto controllo. Questo penso di averti risposto. Grazie direttore. A te. Grazie per essere stato in nostra compagnia. In bocca al lupo per il Siena. Posso raccontare un aneddoto che io col dottore, che così facevo stabilizzare? Sì. Eravamo in ritiro nella solita Salernitana, tra alti e bassi, ogni tanto andavamo alla Lodigiani di questi tempi. Sì. Serie B con Franca Colomba. Le sigarette, più o meno, ma non mi ricordo. Volevo comprare delle sigarette, il dottore aveva la macchina, disse: mi accompagni. Uscimmo, c'era nebbia.
E io per scherzare gli tirai il freno a mano e lui cammina di distanza, sarebbe e come si ferma la macchina. Abbiamo fatto di tutti i colori. Ecco, vedete, ma manca a farla apposta. Prima era così, noi eravamo con i giocatori, chi suonava il pianoforte si andava giù, si faceva la partita a carte, c'era la stanza a due, a tre, andavi in camera, trovavi quelli che giocavano al tennis, le prime PlayStation, no? Oggi vanno in camera da solo e poi la mattina si svegliano con gli occhi così, in generale, non accuso nessuno, perché giocano a video poker oppure alle slot, voi dovete capire che è dura, se li vai a controllare, li chiami il procuratore, dici che è privacy, ragazzi è tosta. Poi qualcuno dice che sono depressi oppure non si trovano in un posto, è tosto, sono cambiati i giovani, è dura. Grazie, non cambiare tu Peppe. Ciao Peppino, grazie. Grande. Ciao direttore. Grazie a voi, arrivederci. Grazie. Grazie, grazie direttore Cannella. Allora, insomma, mi pare in maniera anche molto insomma edulcorata, come giustamente ha sottolineato. Sarà diplomatico, ma si intende che forse non è Colantuono il profilo giusto per poter puntare a questa Mission Impossible, come è stata ribattezzata. Sei d'accordo? Ti ripeto, non lo so, su Colantuono pensa molto l'inattività. Su Colantuono pensa molto l'inattività. Poi pesa molto anche un'altra cosa, che prima dell'inattività veniva da due o tre campionati sbagliati, sia a Salerno che a Bari. Però Sabatini l'ha avuto per 2 anni a Perugia. Chi meglio di lui lo può conoscere? A Palermo, credo. Ah, mi sembra a Perugia. A Palermo. Sì. L'ha avuto per un paio di campionati. E oltretutto allenando a Perugia, pure con l'anduno Sabatini di Perugia, era molto addentro all'ambiente perugino. Per cui chi meglio di lui può valutare? Certamente è la scelta forse la più importante di tutte. Su questo il direttore ha chiaramente ragione, perché poi l'allenatore diventa il capo dello spogliatoio. No, ma in questa fase credo che sia. Lui, tutti quanti ci stiamo concentrando posso sul mercato finire, come giusto. Posso finire. Lui ha detto una cosa importante. Se l'allenatore è nervoso e non ha il polso del gruppo, finisce per essere capovolto, e quando crolla l'allenatore crolla tutta la squadra. E noi, io almeno nella mia attività di medico sportivo, ho vissuto con allenatori tranquilli quando le cose vanno bene, però ci sono alcuni allenatori che quando le cose andavano bene erano bravissimi, poi appena le cose andavano male cominciano a dare alla squadra un'ansia, uno stress che secondo me dovevi solo mandarli via. Quindi bisogna anche io con l'Andrea non lo conosco di persona com'è nelle situazioni difficili. Un po' anche in medicina capita la stessa cosa, il paziente va bene poi quando ti trovi di fronte alla complicanza che vedi il medico bravo, secondo me la stessa cosa credo che sia anche per l'allenatore in questi momenti di difficoltà delle squadre. Allora ripartiremo proprio da Colantuono la seconda parte, per poi spostarci nuovamente sul mercato per capire un po' insomma quali sono i prossimi obiettivi della Salernitana. Poi vi ricordo insomma che dovrebbe a momenti insomma intorno alla 21:50 probabilmente concretizzarsi un'importante operazione di mercato. Vedremo se saremo in tempo per potervela rappresentare in anteprima. Ora ci fermiamo pochi istanti di pausa, la pubblicità. Seconda parte di Zona Mista, stavamo ragionando a 360 gradi sul futuro di Colantuono, che intanto ieri al termine della partita persa dalla Salernitana al Diego Armando Maradona così ha commentato la sconfitta e soprattutto il momento della sua squadra. Guarda, li ho rivisti adesso, il primo non c'è nulla secondo me, secondo Marelli, secondo le immagini, secondo i tecnici, ma dal campo mi era sembrato. Il secondo non nulla da eccepire, il problema è che il primo oltre al rigore poi prende il giallo Veseli e lo abbiamo perso nel secondo episodio che forse ci poteva tranquillamente stare. E vabbè, ma tanto ora parlare di queste cose qui, se no altrimenti poi succede come quella cosa che ho dovuto chiarire adesso riguardo ai titoli che escono dopo la conferenza stampa e a volte ti mettono in bocca cose che magari non dici o che quantomeno vanno un attimino anche interpretate, perché se stiamo parlando di una cosa e estrapolano subito il titolo. Poi c'ho un altro sito invece dove io dico che andremo a vendere gara
la pelle a Napoli. Si parlava di un titolo stamattina su un quotidiano nazionale, sì, dove diceva che io, il titolo era che io dicevo andiamo a giocare a Napoli, non c'è storia, è una partita già persa. Ma che? Ma io poi con il mio DNA, insomma, le partite vanno giocate tutte, è chiaro, le abbiamo giocate con grande difficoltà. Io mi lamentavo solo del fatto che sti benedetti protocolli ancora non è che sono tanto, tanto chiari, e magari se i signori della Lega ci aiutassero un attimino a capirli bene, o quantomeno a fare un po' di chiarezza, perché vi dico una cosa. Allora, adesso se entravate nel nostro spogliatoio c'era gente anche fra il primo e il secondo tempo che chi vomitava da una parte, chi aveva spasmi dall'altra, perché tutti i giocatori recuperati dal Covid, uno si è stirato probabilmente ed è Schiavone, anche lui reduce dal Covid. Poi noi ieri abbiamo recuperato due giocatori che si sono negativizzati, però non li ho potuti convocare perché devono superare la visita di idoneità, giustamente, altrimenti rischi di creare ulteriori problemi, e non li ho potuti convocare perché non hanno potuto fare la visita di idoneità. Allora, questi due calciatori rientrano nel famoso 35% o no? Perché io comunque non ce li ho avuti, al di là che si sono negativizzati. Ecco, magari dico, fissiamo una data e un'ora, se entro quell'ora sta benedetta lista dei 25 non è completa o difetta del 35%, a quel punto a che serve giocare? Perché sennò, ma vale per noi, vale anche per il Venezia che ieri era nelle nostre stesse condizioni a Milano, ma non è tanto per il risultato, che non dico che può essere scontato, ma ci sta che il Napoli vince con la Salernitana, ci sta che l'Inter vince col Venezia, e che dopo al danno ce ne metti un altro di danno, perché poi perdi un giocatore per squalifica, perdi un giocatore per infortunio, ora c'era Belek che stava male, Bogdan non si è stirato credo perché alla fine era, si dirigeva per grazia ricevuta, ma solo per questo, non è per un discorso. È chiaro che la sfida diventa una sfida complicata, ma in questo modo, come dicevo appunto in conferenza stampa prepartita, sicuramente Davide a Golia in questa maniera qua non lo batte mai. Questo è il succo, così, perché c'è differenza, punto. Però non è che voglio fare, me ne frega niente, ma io non faccio polemica su nulla, ma la partita l'abbiamo giocata, sono contento, devo ringraziare la mia squadra, ha fatto una partita incredibile, specialmente nel primo tempo, fino a che siamo riusciti a rimanere aggrappati alla partita. Probabilmente se fossimo venuti dentro col pareggio, che era strameritato a mio avviso, perché il Napoli ha fatto molto di più, ci mancherebbe, ma il Napoli questo tipo di partita lo fa con tutti. Però eravamo stati ordinati nelle poche ripartenze che siamo riusciti a produrre, abbiamo fatto il gol del pareggio, e poi sto rigore onestamente ci voleva un po' più d'attenzione, forse andava riguardato al VAR. Poi entravamo dentro al secondo tempo e magari il Napoli vinceva uguale, però era un'altra partita, forse era più, poteva diventare più, forse più combattuta anche. Allora, ha toccato insomma due argomenti, Pino, io con te insomma voglio toccare soprattutto l'argomento relativo al Covid, perché non mi sembrano campate in aria, no, le rimostranze di Colantuono, d'accordo col protocollo, con il 35% dei 25 in serie a lista, però poi c'è questo problema, giustamente, se vai, di giocatori che si negativizzano proprio alla vigilia della partita, che dunque escono da quella quota del 35%, ma di fatto non sono utilizzabili perché semmai non c'è il tempo tecnico per poter osservare il protocollo della Federazione Medico Sportiva, che per quanto alleggerito sì rispetto all'anno passato è pur sempre un protocollo da rispettare, questo per la tutela. Allora, sapere come la pensa. Allora, Colantuono ha perfettamente ragione, e mi meraviglio come altri allenatori non insorgano allo stesso modo. Perché chiaramente sto vedendo un egoismo incredibile, perché chi ne trae vantaggi tira l'acqua dal suo mulino, chi invece va in difficoltà, come, perché un ragionamento piuttosto simile l'ha fatto Mazzarri col Cagliari. Poi io non riesco a capire, perché questa è veramente una cosa inverosimile, l'atteggiamento di una società che ha la maglia bianconera, però non è la Juventus, è l'Udinese, che nella partita con la Salernitana dice che bisogna applicare l'articolo 609, dopo 10 giorni non vanno a giocare in una situazione simile a Bergamo, e in quel caso non si devono applicare le 609. No. Non so, l'avvocato dell'Udinese esce da una discussione in un modo, poi cambia la toga, evidentemente. No, ma questo, diciamo, si fa parte, questo però ti fa capire in che mondo vive la serie italiana di calcio. Io ti faccio un esempio soltanto.
il campionato più bello, più ricco del mondo, che tutti dicono sia la Premier League, a cui bisognerebbe, tutti portano come esempio, ed ha un calendario molto più ricco del nostro, perché oltre alla Coppa Nazionale hanno anche la Coppa di Lega, quindi giocano sempre, e hanno le squadre che, a differenza delle nostre, nelle coppe vanno avanti, non vengono eliminate subito. Addirittura tutte e quattro le squadre di Champions sono andate avanti, come anche in Europa League. Il Burnley, che è ultimo in classifica e che quindi si potrebbe paragonare alla nostra squadra, ha giocato ieri dopo cinque partite che gli sono state rinviate per Covid, perché, ed è giusto che è così, perché è evidente che se fai giocare anche lo stesso Cagliari l'altra domenica, nella stessa situazione della Salernitana, con giocatori che fino a due giorni prima erano a letto o stavano con la tachipirina, ma oltretutto si corre un rischio per quei giocatori enorme, enorme, che si sentano male in campo. Perché? Un conto è la guarigione fisica, che tu sei andato negativo, come dal punto di vista medico. Un conto è che tu vai a fare uno sforzo atletico di altissimo livello in campo. Non sei ancora pronto. Il discorso che faceva il direttore Cannella, che per un giorno di riposo ce ne vogliono tre, è ancora più valido per queste malattie di natura virale, che possono colpire anche i muscoli. Ma tanto è vero che si è visto anche altissimi livelli. Dybala lo scorso anno, dopo il Covid, si negativizzò dopo tanto tempo, ha avuto due infortuni muscolari, ha impiegato mesi per tornare ai suoi livelli. Schiavone ieri ha avuto un infortunio dopo pochi minuti in uno scatto normale, un muscolo di un giocatore sano non subisce mai, ma non perché Schiavone non era sano, perché Schiavone in quel momento era ancora convalescente. Cioè, si è dimenticati in federazione e in Lega che esiste una parola che si chiama convalescenza, e che va dalla fine della malattia, qui dalla guarigione, al perfetto recupero dell'individuo. Cioè, io non riesco a capire perché i giocatori di calcio debbano essere trattati necessariamente in maniera diversa dagli altri lavoratori. Cioè, nel senso che loro, cioè, non esiste la parola rinvio delle partite, non esiste la parola stop dei campionati, che poi le altre categorie hanno fatto. No, neanche la data. L'ha fatta la Serie C, l'ha fatta la Serie B, l'ha fatto il basket, l'ha fatto la pallavolo, l'hanno fatto tutti. Ma secondo te è un campionato regolare, un campionato dove la Salernitana va a giocare senza 13 giocatori, il Cagliari gioca senza 10, l'Atalanta ieri senza 8? Loro dicono che bisogna preservare la regolarità del campionato, ma quale regolarità se non si gioca ad armi pari? Cioè, probabilmente poi devo dire un'altra cosa. La Federazione Medico Sportiva alla fine è stata invitata a stilare questo protocollo, però sì, ma l'ho ritenuta, da appartenente alla Federazione, una posizione molto debole, perché di fatto hanno accettato i diktat della Lega e della Federazione. Beh, viceversa, la Federazione Medico Sportiva, un medico in generale, ma ancora di più un medico sportivo che cura dei soggetti sani, la prima cosa che deve fare, a mio modo di vedere, deve tutelare la salute dell'atleta. E magari, come è successo a me qualche volta, il direttore lo potrebbe confermare, poi i nomi in particolare non li facciamo, litigare col direttore, con la società e con l'allenatore per far giocare il giocatore solo quando sta sicuramente bene, senza correre i rischi. E quello è il compito di un medico. Quindi io ce l'ho pure con la Federazione Sportiva, in particolare nome e cognome col presidente Casasco, perché sicuramente non ha difeso prima di tutto la classe medica e quindi i suoi colleghi che lavorano nelle società, ma non ha difeso soprattutto gli atleti, che alla fine sono nostri pazienti, tra virgolette. Vabbè. Allora, una sì, dissertazione no, inappuntabile. Però sì, bisogna fare i conti purtroppo anche con l'amara realtà, perché Pino... Ma l'amara realtà è voluta da loro, Eugenio, no, perché l'amara realtà all'inizio del campionato è dettata semplicemente dai vincoli televisivi di fior di milioni ma di euro. Ma la Premier League ce l'ha, ma no, perché le partite della Premier League ne trasmessa ancora di più. Però io ti faccio una domanda, scusami. No, ma io volevo dire che tu hai fatto una dissertazione inappuntabile sul discorso della convalescenza, ma c'è una via di mezzo che l'idoneità sportiva, su cui Colantuono, che in alcuni casi l'ho visto in grande confusione, qui invece mi pare sia stato bravissimo. Ma io ti dico ancora di più. Però scusami Pino, sei un professionista, sei un medico stimato, se aspetti la convalescenza, allora qui, perché è una farsa, e sono d'accordo, andava chiuso per 3 mesi, perché se aspetti la convalescenza sarebbe passato, dovevi ripartire ad aprile, a non fine marzo. D'accordo.
Sai che non sono d'accordo e mi spiego perché. Perché se tu vedi quest'anno l'andamento del Covid nelle scuole di calcio, io anche se oramai sono fuori da 8-9 anni alla medicina dello sport, molto più però rispetto a prima. È il mio mondo, lo seguo. Scusatemi, vi state contraddicendo. Schiavone ha un infortunio che altrimenti non avrebbe avuto, per fare uno scatto che comunque ci sarebbe stato necessario 2-3 settimane. Però mi scusami, è un concetto su una statistica. Allora, i casi di Covid numerosi nelle scuole di calcio sono tutti capitati dopo la sosta di Natale. Infatti la pecca di queste società che hanno preso parecchi casi di Covid è che non hanno saputo gestire bene la sosta. Assolutamente. E su questo non ci piove. Assolutamente sì, perché la Salerno oltretutto aveva avuto 3 giocatori soltanto per Udine, se non sbaglio, ma 2 o 3, quindi aveva tutto il tempo in quei 10 giorni per recuperarli, perché l'incubazione finiva, e il 28 doveva presentarsi indenne da Covid, non con 8 casi di Covid come è successo. Quella è stata una grossa pecca. Però è grossa pecca, però è un momento di passaggio della società. Quindi la confusione è stata dettata anche totale, da Mourinho. Totale. Non dimentichiamo che la Salernitana ha vinto il campionato l'anno scorso. Qual è anche il con una gestione impeccabile del discorso Covid. Cioè immensamente proporzionale a quello che è accaduto quest'anno. Però, la Salernitana quest'anno è stata prima in classifica per i casi di Covid. Scusami. E l'anno scorso zero. Allora posso parlare? Visto che... 30 secondi ci metto, visto che i casi di Covid sono tutti successi perché sono novità di mercato. Tra il 28 dicembre e il 1 gennaio bastava sospendere il campionato 2 settimane, avevi modo di recuperare a tutti il 16 o il 23 ripartivi, come ha fatto il basket, mantenendo tutti in bolla. Però mantenendo tutti in bolla, signore, questo è il concetto che volevo esprimere. Ma mi sto zitto. Dimenticate un piccolo particolare, che c'è una nazionale italiana. Esatto, questa è la storia. La vita di Mancini e di Gravina sportiva, e che cercare di raggranellare qualche settimana per concedere a Mancini giustamente anche qualche stage in più è stato uno, diciamo, dei mantra che hanno portato avanti. È facile risponderti che quando sono stati fatti i calendari già si sapeva che il 24 e il 29 c'erano gli spareggi. Ma allora, già si sapeva. Okay, tu metti la data il 20, scusami. Ritorniamo sull'argomento. Vabbè. Anche perché ci auguriamo che la pandemia sia ormai agli sgoccioli e quindi dia in qualche modo anche un po' più di respiro ai club. Vaccinatevi. Eugenio, da Torino mi dicono che Verdi già nella giornata di domani, Simone Verdi dovrebbe firmare. Hai qualche dettaglio in più rispetto a questa notizia? Sì, dovrebbe essere un prestito con diritto di riscatto in favore della Salernitana, naturalmente. Diritto di riscatto, quindi non legato alla permanenza. Al raggiungimento di determinati obiettivi. Quindi è un diritto che poi può diventare obbligo. Obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi. Verdi, su cui c'era un accordo già, un'intesa già bidimata in un certo senso, su cui però Sabatini ha voluto prendere tutte le informazioni del caso, e qui Pino può esserci d'aiuto, perché Verdi purtroppo la carriera che sembrava favorante di Verdi è sempre stata caratterizzata e costellata da tanti troppi infortuni. Certamente Verdi, sulle cui qualità tecniche non si discute, può essere discutibile dal punto di vista dell'instant team. Cioè, se a me serve un giocatore pronto uso, ecco perché evidentemente ci sono state fatte tutte le valutazioni. Io penso e mi auguro che se dovesse esserci fumata bianca, significa che hanno avuto l'ansietta. È l'unico giocatore che dal Torino di Cairo potrebbe arrivare a Salerno. Io so che c'è una fortissima accelerata, un fortissimo sprint per quanto riguarda Izzo, che andrebbe a comporre praticamente un pacchetto di mastini centrale insieme a Fazio, Federico. Quindi, Fazio, su Fazio della Roma. Ci sono... Io francamente mi aspettavo l'ufficialità, anche per questo insomma ero al telefono, perché mi aspettavo l'ufficialità che potesse arrivare nella giornata di oggi, ma credo che anche da questo punto di vista la nuova gestione della comunicazione della Salernitana sta scandagliando, sta centellinando le ufficialità per poi fare un'unica conferenza stampa con quei 5-6 nuovi arrivi in un'unica sfornata. Quindi penso che domani ci sia l'ufficialità per Fazio e non escludo anche Verdi nella giornata di domani.
quindi diciamo che... Scusami, al netto di Mazzocchi, che non è ufficiale ma è ufficiale. Però diciamo che la linea difensiva 4 con Sepe, Mazzocchi, Izzo, Fazio e Ranieri... Beh, e non a caso vedi quello che dicevamo, Marcello, hai salvato quel poco di salvabile sulla catena di sinistra, Ranieri. Cioè Ranieri e Ruggeri. Vabbè, io penso sostanzialmente che lo stesso Jomber... Sì, no, ma come alternativa, come cioè alternativa. Dico, però sei andato a incidere... Chi può partire? Del pacchetto arretrato, non so, Aia... Aia è andato alla regia. Alla regia, sì. Bogdan potrebbe rimanere... Bogdan Gagliolo, io credo che Bogdan potrebbe andare via. Poi sono in corso di valutazione. Chi ha più mercato e chi ha più disponibilità, perché mercato in Serie A ne è poco. Devi vedere giocatori che sono disposti ad andare in B, oppure devi fare la forzatura, li tieni fuori. Allora, ma questa è la domanda che c'è il direttore Cannella preceduto, la Salernitana ha un grosso rischio di fuorilista. Certo, dovrà assolutamente procedere allo smaltimento. Già, pensavo economicamente. Perciò si parlava ai portieri, oggi ne ha 4. Tra Belez, Fiorillo, Sepe, Guerrieri, io credo che almeno uno Belez andrà in Serie B. Belez spalla, sì, potrebbe essere la spalla, però si è arenata molto la trattativa con Esposito, che la spalla proponeva Esposito come contropartita tecnica, e quindi bisognerà che la spalla o accetti, insomma, di quindi difesa ridisegnata, Pino annuiva, centrocampo, immaginiamo che sarà rimodellato anche il centrocampo, riformulato, per non dire rifondato, al netto di Mamadou Koulibaly e Lassana Koulibaly, che per motivi diversi non fanno parte in questo momento del gruppo, ma ci auguriamo di poterli ritrovare presto. Cosa dobbiamo attenderci? Boinen. Ma è venuto fuori oggi anche il nome di Ederson, sì. Il giocatore brasiliano, anche di grandissima prospettiva. Ecco, ma Boinen è in alternativa, no, a Ederson, no. E possono arrivare tutti e due. No, io credo che arriveranno entrambi. Per quanto riguarda Ederson, è stata fatta una proposta stamani, è stata fatta una proposta al Corinthians, titolare del cartellino, il giocatore, insomma, ha fatto anche un gol e un paio di assist, sebbene nel Fortaleza, quindi in prestito il Fortaleza. Giocatore di prospettiva, un classe 99, di grande prospettiva, quindi qualcuno non posso negarmi la mia passione di talent scout. Dicevo, non uno vale l'altro, perché teoricamente Boinen sarà il centrocampista centrale, Ederson la sua alternativa di prospettiva, o potrebbe giocare anche mezzala. Quindi dobbiamo attenderci ancora qualcosa? Beh, io credo proprio di sì, assolutamente sì. Quindi, a centrocampo spero di sì. Assolutamente. Io spero, sì. Sono tifoso, però chi salveresti? Cannella ha risposto a parte la domanda mia su Verdi. Che ruolo è Verdi? È un centrocampista, può giocare un trequartista. Per me è un trequartista, Pino. Per me è un trequartista. Ha risposto che non è Sarri, su cui Sarri ha forzato per l'esterno. Esatto. Sì. È uno dei pochi calciatori che riesce a calciare allo stesso modo di destra e di sinistra. Potrebbe completarsi o ostacolarsi con Ribéry? No, completarsi, assolutamente, anche perché potrebbe essere due trequartisti alle spalle della punta, oppure inutile girarci intorno, signori. Ribéry è un grandissimo campione, diciamo, dico sul viale del tramonto, però certamente da gestire. Può giocare insieme, può essere un'alternativa. Dai, anzi, io mi aspetto di vedere Ribéry negli ultimi 20 minuti o nei primi 20 minuti, che dà tutto quello che ha, però ecco, anche in questo caso a chilometro zero, la steam, cioè l'instant. Ribéry è un giocatore da instant steam. Esatto. E poi c'è sempre il discorso di chi fa gol. Chi salveresti? Poi, e questo è l'ultimo argomento che andremo a toccare, anche se dobbiamo andare in pubblicità, lo faremo. Chi salveresti? Dipende molto dalle richieste di mercato. Ti faccio un esempio, io, vabbè, Bogdan e Gaglioli, le ho detto due via. Però questo l'abbiamo già... messo a posto. L'abbiamo messo a posto, diciamo così. Abbiamo immaginato un po'. Insomma, a centrocampo, secondo me, puntare su Capezzi non mi sembra una buona cosa. Il giocatore che sta stendendo molta ripigliazione, infortunio, non lo ritengo da istante. Quindi, insomma, tratterrei soltanto i due Koulibaly.
No, Castanos sicuramente. E a questo punto penso che devi poi trattenerti anche di Tacchi, perché se dai via, esatto, perché questi due sono anche 99, quello che nella battaglia, insomma. Sì, perché questi due sono 99, quindi 90 incide sulla lista. Quindi devi sacrificare un centrocampista, ritengo, per motivi fisici, non per motivi tecnici, almeno da quello che si è visto fino adesso là. Vediamo se Marotta poi davanti io attacco. Buonazzoli l'attacco tra dopo, vabbè. Allora il centrocampo l'abbiamo messo a posto. Marotta ci ha promesso un'ultimissima, anche perché non sono molti centrocampisti della Salernitana, vabbè, poi anche Schiavone, però Schiavone a questo punto con i fortuni che ha avuto questo difficilmente avrà mercato. Ha ragione, ha ragione. Dipende dalla diagnosi, se è una distrazione recuperi in 20 giorni, ma se è qualcosa di più credo in maggio fuori lista, però dico Di Tacchio chance di poter rimanere anche per uno spirito di appartenenza al gruppo, oppure se non dovessero riuscire a cederlo, comunque a vede a mercato, è un giocatore che ha mercato in Serie B, c'è la Ternana su di lui, si era fatto lo avevano proposto all'Ascoli, ma l'Ascoli ha respinto al mittente, quindi da questo punto di vista e soprattutto la Ternana, quindi dobbiamo attenderci Boinen, Ederson, da questo punto di vista anche un calciatore italiano, cioè da instant team, credo che potrebbe arrivare nell'ambito di un pacchetto di un asse con il Torino, però sono anche qui sono le dinamiche del mercato dell'ultimo anno. Purtroppo Benassi è già andato via in altra società. No, Benassi era però dalla Fiorentina, andato sì, a me piaceva, perciò, vabbè. Allora andiamo in pubblicità e poi negli ultimi proprio istanti della zona di zona mista ci occuperemo e focalizzeremo le nostre attenzioni sul reparto avanzato, perché probabilmente è quello il reparto al momento che crea maggiori grattacapi alla Salernitana, non soltanto alla Salernitana, se pensiamo che anche la Juventus ha problemi in attacco e fa fatica a reperire un centravanti. Quello che si è visto ieri, anche il Milan, due centravanti in campo, uno che era mai alla fine, l'altro che insomma. È vero. Andiamo in pubblicità e tra poco. Ultima parte di zona mista, riserviamo le ultime attenzioni di mercato proprio al reparto offensivo. Eugenio, c'è qualcosa che si muove sull'asse Salerno-Genova, sponda genuana, no? C'è sì, potrebbe esserci qualche cosa, intanto sono ore frenetiche, ma prima di tutto, e non certamente per l'esigenza su cui spesso siamo stati costretti a dissertare prima le uscite, però è chiaro che laddove si dovessero riuscire a fare delle uscite sarebbe certamente meglio. La notizia dell'ultimo del giorno è quella che Gondo è promesso sposo alla Cremonese. Quindi Gondo, che è anche tra i giocatori che credo abbiano più mercato in Serie B, Gondo potrebbe seriamente lasciare armi e bagagli la Salernitana per approdare alla corte di Pecchia. Sì. E questo naturalmente comporta. Giuric, ricordiamo, è scadenza di contratto, forse non rappresenta un problema apicale, forse lo è sicuramente più simile. Su Djuric aveva fatto un sondaggio il Bologna che offriva Santander come contropartita. Siamo lì. No, è meglio Djuric. Anche io terrei molto di più terrei Djuric. Anche Santander ha avuto parecchi problemi, parecchie problematiche. Dicevi dell'asse Genova, perché? Perché Sabatini, forse anche per questo, cerca di tenere nascoste il più possibile le operazioni, perché si è fiondato forte su un Samé, però il Genoa pare abbia fatto un'offerta concreta anche per l'imminente arrivo a Genova del cambio alla guida tecnica, e c'è grande gradimento per Samé. Gradimento reciproco? Nel senso che poi lì sono giochi di pesi, di valigie, nel senso di soldi e di quanto pesano. Il Genoa avrebbe messo sul banco moneta sonante e contante, mentre la Salernitana chiedeva un prestito allo Young Boys, e quindi ovviamente la società svizzera sta pensando più. Ecco, se dovesse virare, questa è l'operazione è questa, perché laddove dovesse virare Insame su Genoa, però io di questo non ne sono convinto, perché credo che Sabatini abbia strappato già un'intesa con il giocatore.
che tra l'altro mi pare sia di nazionalità francese, ma camerunense, ma sì, mi pare di nazionalità sì, francese, che ha un grande fiuto con il Lugo, però c'è l'incognita. È importante perché non è un extracomunitario. Esatto. C'è il fatto che sia di nazionalità francese. Perché tu adesso già ti essere brasiliano. Esatto, esatto. Dicevo, laddove dovesse invece approdare all'ombra della lanterna, si potrebbe liberare Destro, che sarebbe chiuso, anche perché è arrivato, mi piccoli, pare, piccoli, sì. Si vedrebbe chiuso, e quindi Destro potrebbe... Senti, nomi circolati negli ultimi giorni: Zaza, Diego Costa, suggestioni oppure trattative concrete? Diego Costa, trattativa concreta, però c'è da convincerlo, e credo che questa sia la classica operazione, anche qui, anche Sabatini farà l'operazione last minute all'ultimo momento, dettata dal fatto di convincere il giocatore. Ricordiamo che ad Sabatini accettare. Ha un rapporto privilegiato con Diego Costa, molto vicino al Bologna. Sì. Però c'è da dire che altre federazioni offrono milioni di euro di ingaggio al calciatore, per cui sta pensando se andare a prendere il cachet oppure giocarsi aprirsi una vetrina in Italia, perché esatto, potrebbe essere interessante per Diogo Costa, insomma, uno che ha... Mentre per quanto riguarda Zaza, rientra in quell'asse con il Torino di quel cui ti parlavo. Quel pacchetto, sì, insomma... Vabbè, però alla fine penso ne arriverà uno solo di attaccante. Io credo due. Vabbè, secondo pure Verdi? Sì, certo. Cioè, due prime punte... Però aspetta, Pino, attenzione, Sime va via. Djuric, valutazioni, dipende, potrebbero anche arrivare due prime punte. E poi occhio, per il momento Ribéry ha rifiutato, però ci sono delle sirene fortissime sul francese che arrivano dalla Turchia. Vabbè, però l'ha rifiutata già ad agosto, non credo che adesso l'accetti a gennaio. Sono cambiate un po' di cose, no? Staremo a vedere, insomma, anche su questa incognita Ribéry, insomma, capire un po' quale giocatore che secondo me, come ha detto Eugenio, va gestito bene. Fino adesso gli abbiamo chiesto troppo dal punto di vista fisico, però essere... non ce ne possiamo privare assolutamente, sarebbe un errore incredibile. Ribéry finale. Ribéry, sì, ma anche perché si è inserito bene nell'ambiente, anche con i compagni, sarebbe un errore grossolano. Su Djuric secondo siamo là, perché dovrebbero fare riserve. Io personalmente mi darei Bonazzoli, ma mai lo darei al Cagliari, perché gli vai a risolvere il problema con un giocatore bravo. Cioè, poi ti fai un boomerang che non è mica male. Il gol del San Paolo lo ha riabilitato. Anche perché Bonazzoli aveva la valigia, l'unica seconda punta. Quel gol del Napoli è stato simile al gol che ha fatto a Venezia, simile al gol che ha fatto a Cagliari. Io penso che è un giocatore che si è espresso. Poi poco, no? Scusate, non vorrei aver fatto un lapsus. Io ho detto Gondo alla Cremonese. Sì, è destinato al Napoli. Ma volevo chiudere su Bonazzoli. Penso che Bonazzoli abbia segnato non tantissimo, perché non ha avuto i rifornimenti giusti. Perché quando ha preso i cross, tanto è la categoria della squadra. Sì, ma quando ha preso i cross li ha ammortizzati. L'attacco più spuntato della serie. È l'unico che ha tirato in porto gli attaccanti. Perché poi Djuric sia sul calcio d'angolo e Gondo su una mischia, vabbè, ma è l'unico che veramente ha la forza, la presenza del movimento dell'attaccante. Signori, Bonazzoli da un punto di vista tecnico non si discute, il problema però è il calcio, sono anche numeri. Bonazzoli è sempre stata una promessa non mantenuta, evidentemente ci sono dei problemi caratteriali del ragazzo, problemi, sì, che non è riuscito mai a esplodere o a inserirsi e a trovare la sua dimensione, perché tecnicamente il giocatore non si discute. Se in una squadra che fatica, ieri al San Paolo, all'ex San Paolo, abbiamo fatto un tiro in porta, un gol, e questo lo ha fatto Bonazzoli, significa che ha una percentuale, una capacità, una visione della porta incredibile. Però è anche vero che evidentemente non riesce appunto a inserirsi. Può succedere, per carità, però se succede a Salerno, poi succede a Cremona, dico per dire, poi succede a Milano, significa che evidentemente c'è qualcosa che non va. Comunque, la partita a Bonazzoli credo che sia una partita aperta, perché poi bisognerà capire, ecco, la tipologia di attaccanti che arrivano. Esatto. Sabatini porterà a Salerno, dovesse portare due prime punte. Credo che alla fine, insomma, gioco forza, certo, con Verdi, Ribéry e due prime punte, insomma, sarà una che è impegnata in coppa. Deve fare, insomma, delle scelte, sì. 18, speriamo, 19 partite. No, ma alla fine, da come ragiona, se sentono giuste le notizie, dice lui, non ne dubito, tra Djuric, Gondo e Bonazzoli dovrebbe rimanerne uno solo. E io credo che rimarrà Djuric. Anche perché il... più facilmente anche l'interesse di Giudice, esatto, rimanere e poi andare via a fine stagione a parametro zero.
Comunque, saremo a vedere, proveremo a raccontarvi tutto quello che accade intorno alla sanità, mancano pochi giorni. No, fra altre cose è una scadenza di lunedì quest'anno, quindi ti scadrà lunedì, durante la trasmissione. Andremo tranquillamente online, in diretta. Assolutamente. Beh, è tutto per questa sera. Io ringrazio Eugenio Marotta per la disponibilità. Grazie a voi. Ringrazio Pino Palumbo, grazie. Direttore Cannella, che è stato in nostra compagnia da remoto. Vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.